Ciao a tutti amici del branco dei generi, io sono Noah, finalmente con dei capelli a posto. Oggi siamo qui per preparare il frappè alle fragole. Non l'ho mai fatto, come sempre mi piace sperimentare nei video, però vediamo come viene. Troverete gli ingredienti in descrizione e niente, vi lascio al video, buona visione. Dato che il frappè alle fragole, ci servono le fragole. Ora le laviamo e le frulliamo. Dovrei averla frullata abbastanza bene. Ora dobbiamo prendere 150 ml di latte, preferibilmente intero. Io intero purtroppo non ce l'ho. Vediamo un po'. Ecco qua. Ora aggiungiamo le fragole. In seguito vanno aggiunti 50 g di yogurt greco, questo è da 150, io un terzo devo prenderne, vediamo. Prendiamo lo yogurt greco e lo mettiamo dentro, vediamo un terzo di questa vaschetta. È un po' più di un terzo, però sapete che ne rimane sempre un po' sui bordi. E l'altro, vabbè, si può mangiare quello che rimane. Ora, come ultimo ingrediente, prima di fare la frullata finale, va aggiunto un bel cucchiaio di miele. Sì, perché le fragole un po' sono acide, poi un po'... Cioè, sono dolci, ma allo stesso tempo un po' aspre, ecco. Poi lo yogurt greco non è tanto dolce, quindi... E poi il miele fa meno male dello zucchero. Ok, ci vorrà un po'. Mi è venuto particolarmente bene. Ecco ragazzi, questo è il risultato finale. Sembra veramente buono. Adesso lo dobbiamo assolutamente assaggiare. Alla salute. È molto buono. Sì, allora forse, beh. C'è chi piace un po' più dolce, può metterci un po' più di miele, però sente bene il sapore delle fragole, e anche non è liquido, però comunque ci ho messo lo yogurt. No, davvero, è veramente buono. Provateci anche voi a casa, mi raccomando, e ditemi nei commenti a voi come vi è venuto. Ci vediamo molto presto, da Nova Strana è tutto, ciao!